di elenco e di morti. Vorrei che a tratti da quel volto tanto amato, che adoriamo nella Santa Eucaristia e conosciamo nella carne del fratello più breve. Lo Spirito Santo mi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno e quando arriveremo dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci. Cari amici, non è un caso che il vostro cammino vi abbia condotto in questo luogo, dinanzi qui, sull'altare, tra i resti di questa giovane santa, Lucchese, vostra concittadina, Gemma Galgano. Lei, Gemma, ha vissuto con la forza, con forza l'amore di Gesù, che ha trasformato la vita sua e di quelli che l'hanno avuta vicino. Ma vediamo allora la sua intercessione, il cammino che oggi iniziamo, iniziate voi giovani, per essere anche noi trasformati dall'amore di Cristo e portare la sua novità nella Chiesa e nel mondo. E per questo ci ascoltiamo la parola. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quello stesso giorno di Pasqua, due discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversavano tra loro di quello che era capito. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscere. Quello che volevo dirvi su questo, il Papa ha ribadito e ribadisce che i giovani sono importanti, i giovani siano importanti nel cammino della nostra Chiesa, non solo per accompagnare come penso il giorno dell'ingresso, ma per accompagnare ogni giorno il cammino delle vostre parrocchie, delle vostre associazioni, degli altri che vengono nella gioventù. Però perché questo sia efficace bisogna fare una certa, considerare davvero che Gesù è la persona più importante della nostra vita. Cercarlo, ascoltarlo, seguirlo, come i due discepoli di Emmaus, ritrovare in noi il coraggio di affrontare i rischi della testimonianza, dell'appartenenza convinta alla comunità. Allora oggi chiedo, con il cattedrale, la cortesia di continuare a camminare insieme, staccati, basta aver fatto questi pochi chilometri oggi, dobbiamo continuare a camminare insieme, tutta la nostra chiesa, questa chiesa di adulti e anche un po' di anziani, per rinnovarla e portarla sempre avanti, per renderla in grado della grazia, della certezza, la quale è dotato lo Spirito Santo di essere sempre in grado di dire il Vangelo in maniera nuova a questi nostri tempi. Però ci vorremmo chiedere la preghiera dell'intercessione di Gemma che la gioventù di tutta non si stanchi, che non si prenda di coraggio, che non sia contenti di qualche sport candidato con il Signore, ma che davvero cerchi e segua con insistenza, con gioia, con entusiasmo. Signore Gesù, per questo vogliamo pregare insieme, voglio una preghiera, la diremo voci maschili, voci femminili, quindi mi raccomando,